Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Alessio. Ciao, ciao. Ciao, Alessio è un altro sognatore coraggioso. È un sognatore coraggioso perché Alessio è un tecnico informatico, giusto? Ha lavorato negli ultimi 22 anni come tecnico informatico e poi 2 anni fa ti sei scoperto blogger, tra l'altro riscuotendo un enorme successo perché hai migliaia di follower. Ci racconti un attimino la tua storia, per favore, Alessio. Guarda, la mia storia. Mi piace la definizione perché effettivamente mi ci ritrovo molto nella definizione che mi hai dato. E praticamente la mia storia nasce abbastanza recentemente, quindi pochi anni fa, quindi due, come dicevi te, con la nascita di questo blog che intendeva rivolgersi ad una fascia di persone, ad una categoria, chiamiamola così, di persone particolari, che sono la parte, il mondo della disabilità e comunque di tutte le persone che hanno problematiche di mobilità in generale. Perché questa cosa qua? Perché io mi ci sono ritrovato 15 anni fa ad essere dall'altra parte della barricata e quindi a diventare anch'io un disabile o una persona con disabilità, come si dice adesso. E contestualmente alla nascita e quasi improvvisa della mia passione per i viaggi. Quindi questa cosa qua unita a quindi le difficoltà che ho trovato nel viaggiare cominciato a viaggiare per il mondo, per l'Europa, anche per l'Italia. Tutte le difficoltà che incontravo, ho deciso di riunirle in un blog per mettere a disposizione di tutte le persone che, come me, avrebbero o hanno tanta voglia di viaggiare, ma non sanno magari né da che parte iniziare né che tipo di problemi possono trovare. Quindi questo 2 anni fa. Per chi non è esperto del settore, questo tipo di turismo ha un nome ed è turismo accessibile. Ci fai giusto una parentesi breve, breve, breve su che cos'è effettivamente turismo accessibile? Brevissima. Il turismo accessibile è un turismo che si rivolge appunto, come dicevo prima, ad una categoria di persone, di fruitori, che sono persone con disabilità e permette di superare e quindi bypassare determinate problematiche da un punto di vista di barriere architettoniche, da un punto di vista di esperienze si possono o non si possono fare con determinati mezzi di trasporto. Quindi determinate accortezze che rendono il turismo accessibile leggermente diverso e, fra virgolette, un film più complicato da organizzare rispetto ad un turismo più tradizionale. Bene Alessio, quindi torniamo a Proprio in Gamba, che è il tuo blog, giusto? Che ha visto la luce, dicevamo, 2 anni fa. Esatto, sì, un blog che partendo appunto dalle esperienze, come si diceva prima, che facevo io in giro per il mondo. Cerca appunto di raccogliere recensioni che faccio io personalmente, quindi non sono sentiti dire o mi hanno detto chissà cosa, sono io che vado a vedere, testo e verifico e do un giudizio oggettivo. Quindi non troverai, cioè trovi anche sì, che bella quella spiaggia, che bello quel museo, che bella quella montagna, ma ti dico anche che per arrivarci o per superarle c'è un parcheggio a 1 chilometro, ci sono appunto delle accortezze che è giusto sapere per dare delle informazioni che spesso e volentieri sembrano banali, lo stesso hotel se è più o meno accessibile, perché molto spesso un hotel si fregia di zero barriere architettoniche, però peccato che magari esci dall'hotel e sei in un borgo medievale, magari molto difficile da superare per una persona, per esempio, in carrozzina. Quindi do appunto delle recensioni oggettive e non soggettive, quindi delle cose reali. Quindi nasce 2 anni fa, si sviluppa grazie alla collaborazione con dei web designer, miei colleghi. E niente, è diventata appunto il mio secondo lavoro per il momento. Per il momento è solo una passione, però che pian pianino si spera possa diventare qualcosa di più. Ok, non sei solo travel blogger però, nel senso che anche tu hai avuto questa evoluzione dal travel blogger, ti sei ritrovato ad essere travel designer. Attualmente sei anche organizzatore di viaggi per persone che hanno magari determinati tipi di disabilità, ma non solo. Esatto, sì, è un'evoluzione che succede spesso quando appunto oltre alla passione ci si mette anche dedizione, nel senso che quando vedi che viaggiare ti piace, è bello, ti dà delle soddisfazioni e nel mio caso aiuti anche altre persone a condividere i tuoi sogni, il passaggio a dire ok, da travel blogger a travel designer è facile, nel senso che dici beh, perché allora non aiutare in maniera un attimino più organizzata, più strutturata le persone a viaggiare. E quindi questo mi ha permesso di conoscere delle realtà italiane con le quali io ho iniziato delle collaborazioni, per ora in piccolo
piccoli passi, pian pianino, un passo per volta, anche perché è un settore leggermente delicato, questo del turismo accessibile, con i quali però spero appunto di approfondire e di migliorare, quindi questa mia seconda parte di questo blog che si trasforma da un contenitore di informazioni anche a un qualcosa che è possibile usufruirne. Bene. Alessio, il viaggio più curioso, nel senso quello più curioso? Beh, il viaggio più curioso è stato, che più che altro era un sogno che avevo da piccolo, è stato andare sull'Isola di Pasqua. Io mi sono fatto un mese in Sud America e con l'occasione, già che c'era, mi sono fatto il Cile dai ghiacciai ai deserti di Atacama. Con l'occasione ho detto, beh, sono qua perché non vado in un'isola che io fin da piccolo, quando ero piccolino, avevo sempre questo pallino. E mi sono tolto questo, chiamiamolo sfizio, ma un desiderio, un sogno che si è realizzato. Soprattutto nelle mie condizioni, perché uno dice, facile viaggiare con una disabilità magari in Europa, cioè comunque in paesi più attrezzati, magari su un'isola sperduta nell'oceano, boh, chissà che condizioni trovo, e gli è stato curioso, bello, emozionante. Immagino, anche perché non è una destinazione per tutti ancora, per cui immagino sì, che sia parecchio emozionante. È un po' scomodo, effettivamente. Bene Alessio. Bello, bello sentire queste cose e qui siamo penso d'accordo tutti che viaggiare sia bellissimo, sfondiamo una porta aperta. Quasi fondamentale insomma diciamo. Ma che cosa te lo fa fare? Qual è il motore che ti spinge a lavorare ancora una volta che stacchi dal tuo lavoro come tecnico informatico a ribottarti nel tuo lavoro come blogger e come travel designer? Qual è la tua benzina? Ma la benzina nel mio caso è molto semplice, ossia che il turismo accessibile o comunque aiutare persone che possono avere delle difficoltà più o meno gravi come handicap ma anche semplicemente persone anziane che magari si muovono male tutto, aiutare questa categoria di persone che tanto di nicchia non è perché di persone sembrano poche ma siamo in tante, aiutare persone con queste caratteristiche a me personalmente regala molta più soddisfazione rispetto a organizzare un viaggio ad una persona che oggettivamente magari non ha problemi. Regala una soddisfazione perché sono persone che, almeno nella mia esperienza, quindi non ti parlo di esperienze super decennali, quindi però comunque un po' le persone le conosco perché mi piace appunto l'interazione, sono persone che riescono ad apprezzare anche una piccola cosa di un viaggio, cosa che magari spesso e volentieri viene un po' sottovalutata o comunque da una persona la si dà per scontata. O la si dà per scontata. Ecco, una cosa che si dà per scontata, una persona dà per scontata ad una persona magari in carrozzina, faccio proprio l'esempio, per lei è un qualcosa di meraviglioso e quando vedi un occhio che quando vedi degli occhi che brillano, cioè, è la cosa che ti ripaga. Questa categoria di persone gli brillano più spesso gli occhi rispetto ad un'altra categoria di persone. Gli fai brillare anche a noi gli occhi. Che bello. Bello, Alessio, direi che wow. Grazie per aver condiviso veramente quello che fai e soprattutto quello che ti spinge a farlo. Dacci un attimo i tuoi riferimenti, poi li scriverò qui sotto, ma per trovarti, per contattarti, se le persone volessero parlare con te, se volessero chiederti anche dei consigli, dove ti trovano? Mi trovano sia sul blog che è www.propriingamba.com oppure sui canali social Facebook e Instagram che si chiamano facilissimo, sempre Proprio in Gamba, quindi non si può sbagliare. Tutto benissimo. Alessio, grazie infinite. Grazie veramente grazie per averci raccontato la tua storia e per aver condiviso appunto questa parte molto importante del turismo che tante volte è quasi invisibile, no? Sì, concordo. Grazie ancora. Grazie. Ciao Alessio, alla prossima. Grazie a tutti e alla prossima con il prossimo sognatore o la sognatrice coraggiosa o coraggioso. Ciao!